1911 il 37,5% degli italiani non sapeva né leggere né scrivere e meno di uno su 100 andava all'università. Eppure, si può dire che la Grande Guerra fu anche la prima guerra che usò massicciamente la propaganda come arma, proprio attraverso i giornali. Nella storia del giornalismo non c'è mai stato un periodo tanto vergognoso quanto i 4 anni della Grande Guerra, perché i giornalisti in realtà sono stati cassa di risonanza delle decisioni governative. Il giudizio tranchant è della professoressa Ada Gigli Marchetti, grande esperta del tema. Leggere i giornali dell'epoca permette di capire cosa si agitava nella pancia dell'Italia, una società che nel luglio 1914 non capiva perché rischiare una guerra che avrebbe cancellato le prime conquiste sociali, per esempio del 1908 la legge sul riposo festivo, una società che cominciava a godere delle villeggiature, una società che stava premiando i partiti progressisti. Il 25 luglio, ad esempio, il quotidiano più importante, il Corriere della Sera, esprimeva la sua preoccupazione per il turbamento che una guerra nei Balcani avrebbe prodotto. Ma già il 13 agosto, in prima pagina, si poteva leggere un d'annunzio interventista. Nella monumentale raccolta delle prime pagine del Corriere della Sera, tra il 14 e il 18, si ammette che il direttore di allora, Albertini, e con lui molti collaboratori del Corriere, a cominciare da Andrea Torre, prima firma per la politica estera, erano parte attiva nelle manovre che avrebbero portato il governo Salandra a decidere l'entrata in guerra a fianco dell'Intesa. E tra i più ferventi interventisti c'era Giovanni Amendola, a cui oggi è intestato l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti. Cos'era accaduto per passare dallo sbigottimento di luglio all'interventismo di agosto? Interessi economici? Sicuramente. Ma il Corriere ambiva anche ad essere il punto di riferimento della borghesia italiana, in sintonia con ciò che si respirava in tutta Europa. Sentiamo ancora Ada Gigli Marchetti. Nascono in Europa, rifioriscono i nazionalismi, in Italia nasce e rifiorisce il nazionalismo. Il nazionalismo in Italia, per esempio, comincia ad avere il primo giornale, il primo organo ufficiale che è l'Idea Nazionale. Quindi c'era stato il futurismo, quindi tutta una teorizzazione della guerra ormai circolava soprattutto tra la piccola borghesia, i giovani, un po' esaltati, cosa che naturalmente idee che certo non conquistavano il proletariato, non conquistavano i lavoratori. Le potenze corrono agli armamenti, Germania, Inghilterra, insomma, fanno ricerche, costruiscono. Tra l'altro la prima guerra mondiale sarà la prima guerra in cui i mezzi di guerra sono mezzi quanto mai cruenti, pensa alle mitragliatrici, ma pensa all'uso, ad esempio, anche se un po' più tardi, dell'uso dei gas asfissianti. Cioè è stata veramente una carneficina incredibile. In Italia, quando scoppia la guerra, c'è un senso di stupore, di disorientamento. I giornali sono un po' confusi, non sanno molto da che parte stare, e gli unici giornali che è l'unico giornale che è sempre con stato contrario, che continuerà fino alla fine, fino a quando non verrà eliminato, è l'Avanti, perché i socialisti si rendevano conto di che cosa sarebbe stata la guerra, perché la prima guerra mondiale è stata una carneficina come mai nella storia dell'umanità era accaduto, perché prima di allora chi moriva? Morivano i soldati, adesso invece muoiono i civili, muoiono donne, muoiono bambini, muoiono... quindi c'è la responsabilità che i giornali hanno avuto in questo periodo, cioè di passare da una fase attendista, diciamo, no? Di discussione, e passare invece alla fase dell'intervento, è stata una cosa molto grave. Fabbricare la vittoria, ordinava il generale Porro, e l'inviato principe del Corriere della Sera, Luigi Barzini, applicò quest'ordine alla lettera. Le sue corrispondenze dal fronte erano un concentrato di servilismo.
ma nella sua corrispondenza privata le sue parole erano ben diverse. Lo storico inglese Mark Thompson, nel suo La guerra bianca, uscito per Il Saggiatore, racconta questo episodio. Nel giugno del 1917, alla fine della decima battaglia, la carneficina superò i limiti gestibili delle sue consuete tecniche cosmetiche. Dopo una settimana comunicò al suo direttore che non poteva più inviare corrispondenze perché avrebbe dovuto mentire o farsi censurare. In altre parole, aveva raggiunto il suo limite dell'autocensura. «Il solo Ortigara ci è costato 20.000 uomini», esclamava in una lettera al direttore del Corriere della Sera rinvenuta di recente. «Massacriamo divisioni intere senza infliggere un danno pari al nemico». La censura principale era quella interna, quella che esercitava lui stesso sul proprio testo. Seppelliva le sue incertezze sotto le parole, trovandone semmai di ancor più positive sui nobili guerrieri d'Italia. Qualunque fosse la sua posizione fuori dalla zona di guerra, molti dei soldati nelle trincee pensavano che i suoi articoli fossero più putrescenti dei cadaveri che gli avevano guastato l'appetito. «Se vedo Barzino gli sparo», fu l'acre battuta di un anonimo fante che passò alla leggenda. Non tutti al Corriere si sono comportati come Luigi Barzini, che dei suoi dubbi sull'inutile carneficina non ha mai voluto pubblicare una riga. Il 2 novembre 1916 Guelfo Civinini parla di soldati sbandati, che obbediscono agli ordini senza comprenderne il senso, che si sentono gregge dell'urè. Autista Moravo, 100 più 10. Un progetto per capire le guerre di oggi attraverso la Grande Guerra. Secondo gli standard odierni, quello che i corrispondenti scrivevano e inviavano ai loro giornali durante la Prima Guerra Mondiale non era affatto giornalismo, sostiene Mark Thompson, che abbiamo già citato nel suo libro La guerra bianca, edito da Saggiatore. I giornalisti, continua lo storico inglese, credendo che l'obiettivo più importante fosse vincere la guerra e che un reportage veritiero avrebbe potuto indurre il pubblico a perdersi d'animo, si persuasero facilmente a servire la verità superiore della missione nazionale d'Italia. Thompson ammette comunque che in tutta Europa i giornalisti erano convinti che il loro dovere fosse sempre e solo nei confronti dell'esercito. Sento che da quando la nostra fila lanciata, sballottata, è allo scoperto sulla cima, due uomini mi sono caduti vicino. Due ombre sono precipitate a terra e ci ruzzolano sotto i piedi. L'una con un grido acuto, l'altra in silenzio come un bue. Un altro scompare con un gesto da folle, come se fosse stato portato via. Ci si ricongiunge istintivamente, spingendosi in avanti, sempre in avanti. La piaga, nella nostra massa, si rimargina da sé. L'aiutante si ferma, alza la sciabola, l'abbandona e si inginocchia. Il corpo inginocchiato si piega indietro a scosse, l'elmetto gli cade sui talloni e resta lì, a capo scoperto, il viso volto al cielo. La fila si è aperta precipitosamente nel suo slancio per rispettare quell'immobilità, ma non si vede più il tenente, più nessun capo. Allora un'esitazione trattiene l'ondata umana che batte il principio dell'altopiano. Si sente nel calpestio l'ansito rauco dei polmoni. «Avanti!» grida un soldato qualunque. Tutti allora riprendono in avanti, con furia crescente, la corsa verso l'abisso. Sul sito della Fondazione Feltrinelli potete scaricare gratuitamente 14 scritti utili per capire come il mondo intellettuale si è diviso di fronte all'enormità della Grande Guerra. David Bidussa ci spiega perché ha scelto, tra gli altri, Henri Barbusse. Henri Barbusse è un intellettuale, noi abbiamo scelto un pezzettino da questo romanzo che si chiama L'Effeve, che è il primo vero grande romanzo continentale contro la guerra. Lui non propaganda la diserzione.
dentro a questo libro, ma propaganda l'idea che uno deve, per quanto sia al fronte, deve mantenere la sua umanità, avrebbe detto Ernesto Che Guevara. Cioè, deve sapere che sta esercitando violenza e forse la subisce anche violenza, ma che non viene cambiato nel suo carattere, che mantiene la sua personalità, che non si fa stravolgere la propria persona. Questo, magari nel momento in cui viene scritto, può sembrare una dimensione dimessa, ma noi dobbiamo pensare che la Prima Guerra Mondiale è stata anche la prima macchina propagandistica di massa negli ultimi 150 anni, cioè per cui anche solamente pensare di muoversi, di parlare, di scrivere in maniera alternativa è problematico. Barbius, quando scrive Le Feu, pubblica Le Feu non in Francia, lo stampa e lo pubblica in Svizzera, e rimarrà in Svizzera per tutta la guerra. Rientra in Francia solamente alla fine del 1918, perché indubbiamente scrivere anche in forma non dichiarata contro la guerra significa essere percepiti come il traditore. Allora, altra dimensione che noi oggi percepiamo poco: noi abbiamo un'idea della mobilitazione della guerra. Se noi dobbiamo pensare alle mobilitazioni degli ultimi 20 anni sul tema dell'adesione o meno alla guerra, di mandare o meno militari del nostro paese in guerra o a fare operazioni di contrasto, come se discutere dell'ipotesi di essere contrari rientri tra le cose possibili. Ecco, questa è una dimensione che è diventata una delle opzioni solamente dopo, in Europa almeno, dopo la decolonizzazione. Fino a che l'Europa ha avuto colonie, il suo problema era mantenere le colonie, quindi non poteva permettersi che si aprisse un libro, una libera discussione sull'eventualità di non andare in guerra. Autista Moravo, 100+10. Un progetto per capire le guerre di oggi attraverso la Grande Guerra. Così come ci sono stati poeti soldati e poeti semplici spettatori della Prima Guerra Mondiale, ci sono stati altrettanti musicisti indifferenti al conflitto. Ce lo spiega Claudio Ricordi. Coppe che scintillano, gemme che favillano, mille luci strane brillano in un regno tentatore. La domanda che potremmo farci a questo punto è: ma cosa succede sui palcoscenici di tutta Europa? Ovvero, la prima grande guerra mondiale è entrata sui palcoscenici? Ahimè, penso proprio di no. A partire proprio dal tango, un tango che sbarcò nel 1913 a Parigi, che l'anno dopo lo troviamo in Italia, ancora olezzante del trionfo parigino, in una versione addirittura di valzer tango, come a voler dire: qui c'era il valzer, qui ci sarà il tango. Quindi, a significare il canto del cigno della Belle Époque, si affaccia il nuovo ballo, la cui marcia sui palcoscenici europei la guerra rallenta certamente, per poi esplodere negli anni 20 e 30 e fino ad oggi in tutta Europa. E poi ci sono appunto le produzioni di opera e operetta. Vediamo un po' che cosa accade anno per anno. Partiamo dalle operette. ...1915... Addio giovinezza di Giuseppe Pietri, e anche La principessa della Sarda di Emmerich Kallmann, grande successo in tutto il continente. Urrà, urrà, si vive una volta, soltanto una volta, non mai, mai, mai più. Urrà, urrà, si scherza col fuoco, si bacia per gioco, per questo siamo qua giù.
1916, La casa delle tre ragazze, di Schubert, Berthet, Willner e Heinz Reichert. Qui addirittura si celebra la dolce canzone di Vienna, che era proprio dall'altra parte delle trincee. Madama di Tebe di Carlo Lombardo. Qui siamo in casa degli alleati. Montmartre, gli Apache di Parigi, il tango dei mannequin. Ma della guerra nessuna traccia. Aiba, aiba, ai ballalo con me quel tango. Aiba, aiba, ai vanto del Perù ti stringo. Aida, aida. Danza mia beltà. E andiamo sui palcoscenici dei grandi teatri, ovvero dell'opera, ovvero del melodramma. 1914, Zandonai, Francesca da Rimini. 1915, La Fedra di Pizzetti. 1916, Richard Strauss, Ariadne auf Naxos. 1917, Busoni, Arlecchino e Turandot. E qui siamo nella commedia dell'arte e nelle grandi fiabe. 1914, Béla Bartók, Il castello del duca Barbablù. Oh, qui siamo in un clima certamente non di festa, non di lontani lidi o storie di terre lontane. Qui c'è un conflitto, ma tra mondo maschile e femminile, che se vogliamo è metafora di tutte le possibili opposizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non siamo certamente nella grande guerra. Anche Giacomo Puccini fa uscire due opere in questi anni, La Rondine nel 1917 e Il Tabarro nel 1918. Ecco, un po' di tutti bisogna dire che la maggioranza di queste opere hanno avuto la loro genesi in anni precedenti a quelli della Prima Guerra Mondiale. Addirittura La Rondine viene da una proposta che il teatro di Vienna fece a Puccini per scrivere un'operetta. Lui poi si rifiutò, dice no, un'operetta non esiste, non la scrivo, e fu poi rivista e riscritta in forma di opera, appunto La Rondine. Il Tabarro si svolge a Parigi, sui barconi della Senna, l'atmosfera è cupa, eccetera eccetera, ma della guerra anche qua poco, o direi proprio nulla. Certamente alcuni di questi compositori, parlo sempre del melodramma, hanno scritto pagine di musica nuova, di musica che sarebbe poi maturata certamente negli anni successivi, come la musica del grande repertorio del nuovo secolo. In questo senso forse la Grande Guerra non ha fatto barriera, non ha rallentato processi di innovazione nella musica e nei compositori di quegli anni, ma anzi direi che in alcuni di loro proprio è servita a accelerare un po' la loro maturazione, la loro idea del nuovo.
Avete ascoltato Autista Moravo 100+10. Un progetto per capire le guerre di oggi attraverso la Grande Guerra. Ideazione di Danilo De Biasio e di Martino Iniziato per Laboratorio Lapsus. Prima in onda su Radio Popolare, ora online sul canale Spreaker di Fondazione Diritti Umani.